un'eredità pesante quella lasciata dal fondatore del Carroccio Umberto Bossi ai suoi eredi politici Roberto Maroni e Matteo Salvini. Un'eredità con la quale attualmente Matteo Salvini deve fare ancora i conti, e questo lo dimostrano alcuni documenti che abbiamo pubblicato. Sì, abbiamo dei documenti che sono i rendiconti interni al partito che ci raccontano chi ha incassato i rimborsi elettorali degli anni contestati per la truffa, quindi dal 2008 al 2010. Salvini dice: io non ho mai visto un euro di quei soldi, invece le carte dicono che questo non è vero, perché il 31 luglio 2014, lui era segretario ormai da 7 mesi, incassa 820.000 euro. E qualche mese dopo, il 27 ottobre 2014, incassa l'ultima tranche di quei rimborsi elettorali contestati per la truffa di 490 euro. Quindi è difficile capire come Salvini possa dire che non ha mai visto un euro dei soldi della truffa. Per non dire di Roberto Maroni, che ne ha incassati molti di più, oltre 12 milioni, e sono appunto rimborsi, rate dei rimborsi di quel biennio 2008-2010 finito sotto la lente di ingrandimento della magistratura. Si potrebbe dire, loro non lo sapevano, ma invece ormai nel 2013-2014 era chiaro a tutti che quei soldi la magistratura li avrebbe potuti sequestrare perché considerati frutto della truffa.